Cari iscritti, eccoci in questa nuova puntata della Let's Play Survival. Chi segue la mia serie saprà che qui questo era il posto della farm di... cavolo faccio... della farm di porci. Siccome il cold not start stream TT... no, comunque... allora, qui non funzionava... ho detto che in questo episodio l'avremmo sistemata, ma invece l'ho completamente smontata perché qui non ci stava neanche tanto bene e quindi l'ho completamente spostata, non l'ho ancora rimontata perché tutta la roba è qui, il materiale per il coso. E perché ho questa roba addosso? Perché volevo iniziare, siccome sono stato sempre tutti questi episodi precedenti o a costruire o a... come si chiama? Trovare incantesimi giusti, costruire farm, poi c'è stata la casa e non fare quasi nient'altro, ho deciso di andare in esplorazione verso una nuova zona. Quindi mettiamo qui un breaking efficient, un break, no, a me serve fortune, a me serve fortune, devo sperare in un breaking 3 che ci sia fortune, perché a me a quello lì serve un breaking 3, vabbè come si chiama. Cioè a me serve fortune in modo che con l'altro, efficiency 2, ti prego, ti prego. Ok, perfetto, credo che possa andare perché questo qui c'ho anche il silk touch. Volevo non utilizzarlo anche perché il silk touch non è una cosa che si trova tutti i giorni. Oh, guarda, un silk touch, però potremmo provare con un altro tentativo questo qui. Questo è l'ultimo, perché... vediamo un po'. Scusate, sto... un breaking, rispettivamente 1, 2, 3. Quindi no, niente, perfetto. Non si può fare. Almeno che da qualche parte non c'ho un altro piccone, perché... ecco, forse questo. Cioè, devo proprio sperare, perché se non è manco questo, un breaking, no. Non va, purtroppo un breaking è inutile, quindi questo lo mettiamo qui. Intanto il mio equipaggiamento è, sono due stack di terra, adesso andrò a prendere anche altri due stack di cobblestone, un po' di cibo, la, e il resto ce l'ho tutto qui, non vi preoccupate. Allora io direi che questo, il pickaxe, potrei metterlo qui, perché in fin dei conti è troppo forte. Poi andiamo a prendere due stack di... come si chiama? Cobble. E me li porto appresso così, quindi... credo di averne un po' troppi, giusto per precisare. E... ok, quindi ho fatto. Adesso però volevo fare una cosa, quindi un 2, e per farlo ne servono 8. Ecco cosa voglio fare, perché seguo questa, questa stradina, non lo so. Allora, prima di tutto, qui sotto, si sta già facendo notte, wow. Allora aspettate, c'è la fregatura. Eh sì. E quindi... eh no, vabbè. Mi devo soltanto ricordare che nel momento in cui vado a spaccare l'ender chest, cioè, sì, a spaccare l'ender chest, di non utilizzare... perché mi si chiude la porta in faccia? Di non utilizzare questo piccone perché non ha silk touch, ma di utilizzare quell'altro. Allora, cosa volevo fare io qui? Guardate, siccome qui è abbastanza piano, volevo fare una cosa del genere, guardate, 1, 2, 3, 4, ok, 3, 5, 6, 7, 8, tipo la caserma dei pompieri, no, non è vero, comunque, qui, e poi tutto qui, tipo a mo' di, come si chiama? Segnale, cioè una piccola, una torretta. E mancano gli ultimi due che però non vado a mettere perché qui ci volevo mettere delle torce, quindi 1, 2, 3, 4, questa sarà, ehi, ok, questa sarà la una qualcosa. Intanto io raccolgo semi a caso proprio per essere figo. Non so perché non spawna moss, non spawnano mostri, io sto in easy. Cioè lo spawn dei mostri è pure abilitato, quindi meglio così. Perché se spawna potrebbe capitarmi un creeper
esplosivo che mi esplode proprio ai piedi. Allora, qui su cosa volevo fare? Intanto metto questo qui per salire. Una cosa del genere. No, non è vero. Perché se no non mi basta e non mi va di prenderne altri. Comunque, volevo. Poi al massimo dentro ci metto pure. Tanto si può sempre accedere, non è che rimarrà chiusa per sempre. E vi stavo dicendo come funzionerà questo coso. Praticamente vedete che ha quattro lati come le quattro direzioni. Ogni qualvolta scoprirò un qualcos'altro in un'altra direzione, tipo avanti, indietro, destra, sinistra, lo scriverò qui. Cioè metterò tipo il cartello, un cartello, poi vedremo quanti perché a seconda di quante cose scopro dovrò mettere più o meno cartelli. Io ho paura a stare qui da solo perché ci sono i creeper. No. Strano, oh, non c'è nessuno, a parte scherzi, veramente non c'è nessuno. Beh, allora potrei anche sacrificarmi e no, scherzo comunque, perché non posso, dai, è contro le leggi. Vi stavo a dire comunque che questa cosa è alquanto inutile perché non farò mai delle. Ok, finito, basta. Quindi via questa roba, questo qui, e io direi che possiamo. Uno zombie. Quasi quasi lo uccido, anzi no, perché devo mangiare. Io direi di iniziare. Oh, pam! Aia, oh, mi hai fatto male. Maleducato. Io direi di iniziare la nostra spedizione dopo aver dormito perché sennò è troppo pericoloso. Mi prendo il letto, il piccone con Silk Touch, dormiamo, dormiamo, oh, dormiamo. Dormiamo, intanto lì giù si spawnano dei mostri che però moriranno istantaneamente. Quindi questo qui lo rimettiamo qui. Il piccone con Silk Touch ce l'ho io. Non so quanto sta il video, spero ancora poco. Tanto poi lo andrò a editare. E adesso direi di iniziare l'esplorazione verso quel punto. Oddio, aspettate. Allora, fammi vedere dove stiamo guardando, dov'è? Quello è Fasching Sud. Quindi stiamo andando a sud, ricordiamocelo, quindi per tornare a casa perché clicco F5. Perché faccio. Ok, dobbiamo andare verso nord. Ok, ricordiamocelo, non dimentichiamocelo. E mentre vado, non so se stoppare e riprendere appena trovo qualcosa di figo. Oppure lasciare così andare il corso del video fin quando non trovo qualcosa, poi alla fine andrò a tagliare. Quasi quasi sì, io taglio. Però alla fine questo qui è come un ritorno indietro, se vi ricordate qui avevo fatto il video. Allora, ho trovato un villaggio. Quanto mi piace rivedermi i video passati. Forse ci farò un video su riguardare i video passati, sarebbe una cosa stranissima. Poi l'effetto che dà, lì c'è un ragno, ciao ragno, non me ne frega niente di te ragno, e direi che ci sentiamo dopo, non appena avrò trovato qualcosa di sensazionale. Ed eccomi, dopo circa 5 minuti di viaggio in linea retta, che trovo un nuovo bioma che in realtà sarebbero semplicemente, perché attivo l'F3, le plains, sì, come pensavo. Però qui ci sono tante mucche, io direi di ucciderle perché. Mi serve la pelle per i libri, quindi grazie, grazie, ce n'era, eccola qui, grazie, vabbè ci sono le pecore, io direi di lasciarle vive perché quelle là ce n'ho abbastanza di pecore, sì. Grazie mucca per la pelle. Oh porca miseria, 8 pezzi di pelle, ci posso fare un casino di libri. 8 libri precisamente, e lì ce ne sono, ah, oddio, ho trovato il bioma delle mucche. Allora, ho viaggiato più o meno sempre in linea retta, quindi per tornare indietro mi basterebbe seguire il percorso al contrario. Dove sto guardando? Sempre a sud. Perché, ok, non moriva. C'aveva problemi. Mucca? No, dico, ti dispiacerebbe, ce n'erano due insieme, stavano. Eh sì. Eh sì.
Stavano per avere un bambino. Comunque, continuiamo il nostro viaggio. Nuovi fiori. Una nuova grotta. Però devo ricordarmi. Perché quello è il sud? Sì. Allora, questo è il Red Tulip. Intanto mangiamo perché c'ho fame. Io direi di prenderne due di ogni esemplare. Ok. O anche tre. O quattro perché mi piacciono i numeri pari. Mi piacciono. Poi vediamo se ci sono altri fiori. I tulipani rosa. 4. Poi ne ho chiesti. Grazie. Lì ci sono i fiori bianchi, li prendiamo dopo. Le rose. Sì, uno dei doppi fiori nuovi di Minecraft 1.8. 1. 2. Poi? Nient'altro. Basta, sono finito. Vabbè, tanto posso farle riprodurre, conosco un trucchetto. Poi vediamo, fammi vedere un po' se ci sono altri nuovi fiori. No, però ci sono le zucche e tante. Ah no, ci sono questi. E 4. Oh, ma perché il quarto non riesco mai a prenderlo? Non lo so. Ci sono tante altre mucche, direi di ucciderle. Morite, per favore, schiattate. Un coniglio! Un coniglio! No, no, voglio il coniglio. Mi piacciono troppo i conigli. Il coniglio! Oddio, no, come faccio a portarlo a casa, mo? No, vabbè, io prendo qualche pumping, qualche Bambi per disperazione. Perché non mi si rompe quella pumping proprio oro? Dai, credo che da questa parte sia finito, quindi. No, non ho mai visto del ferro così in superficie. Io direi di prenderlo. Allora, siccome lì c'è la lava, a me basterebbe fare così, 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 giusto, fatto. Oddio! Ah, non sono stato io. Altri fiori nuovi? Uno, due, perché ci farò un giardinetto. Tre, no, due, quattro. Ma allora è proprio un'ossessione che il quarto non riesco mai a prenderlo. Io direi che a questo punto ci rivediamo a casa anche perché da questa parte non vedo nient'altro. Fatemi vedere. Allora, se il bioma continua, torno a casa e chiudo il video. Altrimenti ci vediamo alla prossima puntata direttamente da qui. Il bioma continua purtroppo, quindi però lì ci sono nuovi fiori. Sapete che faccio? Allora, io metto qui ora l'ender chest. Ci butto dentro questo. E la terra avanzata, questo e questo. E questo ovviamente. Le pumpkin e... Perché ho preso... Non c'entra niente, ok? Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale, ricordatevi di leggere sempre la descrizione, soprattutto in questo periodo che è uscito il nuovo plugin di Ricky Splash HD, mio ovviamente, creato interamente da me, codici tutti miei. E ovviamente andate anche sul blog, non dimenticate, perché l'ho fatto praticamente l'altro giorno, quindi... Andateci, registratevi e scrivetemi. Anche perché... scusate, ho ruttato. Tra parentesi, chiusa parentesi. Ritornando al ramo principale. Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che su questo blog basta registrarsi e potete scrivermi o commentando ai miei post o ai miei articoli. O ovviamente scrivendomi in chat quando sarò online. Quindi alla prossima puntata con Ricky Splash HD! Rosso.